Benvenuti in un nuovo video. Oggi praticamente con le stesse magliette, io sono un po' più sgargiante. Oggi siamo qui per fare un altro video assaggio. So che ormai questi video voi li amate, anzi amate proprio i video insieme. A noi è sinceramente un piacere, quindi va benissimo così. Abbiamo preso alcuni prodottini, ma proprio pochi in questo video assaggio che oggi faremo su il sito di American Crunchy, ma altri prodottini sono nel calendario dell'avvento, quindi se non l'avete visto nel calendario dell'avvento e neanche la prima parte di comunque video assaggi, vi lasciamo tutto giù nell'info box, stoppate questo video, andate a vedere, guardate là e poi ritornate qui da noi. Ok, premessa fatta, anche quali sono i prodotti del calendario e direi di iniziare. Vai, a te l'onore. Io direi di iniziare sempre con il salato. Quanti pezzi abbiamo? Dolce? Abbiamo 4 salati e... No, 3. Allora, 3 salati e 5 dolci. Quindi iniziamo col dolce. Ok, dai, 2 dolci. Facciamo 2 dolci e poi facciamo salato, dolce, salato, dolce. Ok, quindi okay, vai questo. Ok. Come si pronuncia? Maltesers. Eccoli qua, sono dei bottoncini. Per me all'interno delle palline, all'interno c'è il biscotto. Come non lo so, sono famose però. Sì, sì, a lei sì. Io qua. Ok. Vediamo un po'. Comunque scusate se io non penso che voi sentirete il rumore della stufa, però qua abbiamo la stufa perché fa freddo. Sembra un po' ilario, no, il Kit Kat sembra. Sì. Classiche palline. Cioccolato. Mi ha ragione, forse dentro un biscotto che cosa? Un biscotto. Non sai che sembra? Un misto tra Kit Kat internamente sembra Kit Kat, però fuori sembra l'ovetto della Kinder. La cioccolata. Quello là bombone. Sono buoni. Buono, sì. Sfizioso. Voto? 5. Sì, 5. Le ghiote. Okay. Ci sono delle chicche dolci. Adoro. Ok. Secondo? Dolce? Sì. Io direi di... O questo magari. E poi le cose più belle. Ok, prendi quello lì. Che dici? Sì, questo non lo so se non l'abbiamo già provato oppure no, ho un po' i miei dubbi. M&M's sì. Crunchy Caramel. Secondo me questo sì, no? In un video secondo sì, me nel proprio. Primo video che abbiamo fatto, ve lo lasciamo sempre giù nell'info box. Però sempre per quanto riguarda gli snack americani, però non mi ricordo. Eccolo qui. Ok. Assaggiamo. Io comunque devo gli M&M's. Ti preferisco gli Smarties. Sì, infatti si guarda, ma lo guarda l'odore. Sono loro. Cioè sono proprio loro. Ok. Prendo questo. Sono duri. Non sono di caramello. No, comunque non sono, non li abbiamo mai provati. No. Perché io mi ricordo che noi li abbiamo provati. Però mi ricordo di la consistenza. Si è solidificato il caramello dentro, però non si sente. Vabbè, però noi pure abbiamo fatto il video degli snack a dicembre. Quindi giù per giù. Quello era quello. A me non piacciono. A me non piacciono perché sembra solo cioccolato. Cioè, è bello dentro, è solidificato. Però non si sente. Si sente giusto un po'. Però è impercettibile, cioè non ho... No, sinceramente vi do un 3. Niente di che. Ok. Io mi preoccupo a volte, cioè che diciamo le stesse cose. Abbiamo da poco, infatti, abbiamo da poco scartato un calendario. No. E noi, stessa cosa. Ma poi io solo se ci penso. Noi così, ok, no? Proprio insieme, cioè bello. Ok. Ok, scegli tu. Salato adesso. Questo. Se non l'abbiamo mai provato. Forse magari una masca sì, questa qui sì, però altri non questo. Ok. Belli. Comunque raga, ormai chi ha seguito i miei decluttering per quanto riguarda le unghie, ha visto i miei colori blu, mi devo fare le unghie di questo colore.
Cioè, sono ragazzi, belle. Sì, mi piacciono. Dura, dura, dura. È molto natalizio, però. Andy Cups? Sì. Cheddar. Price. Che poi sarebbero, sai secondo me, un po' famigli. No, questi sarebbero i nostri della San Carlo, quei tipo stuzzicadenti, cioè no, come si chiamano? Stecchette, quei cosi. Sticks. Oppure di cipolla? O no? Molto... molto forte. Il gusto, la... come si dice? L'aroma. Pure questo. Ok. Ma sono buone. Però... quanto al formaggio, io lo sai che sento? Sento una qualcosa di forte. Cipolla, non lo... basta che noi abbiamo provato le hot fries. Lo sai, c'è quel burro? Secondo me è questo, quella... non lo so. Ha pure una sensazione di fresco. A parte dell'aroma. Vedo buone. Sono buone. Veramente sono buone. Immagina quelle lì che noi amavamo quando eravamo piccoline. Quelle lì gialle, proprio doppie. Quelle sempre lunghe. Che noi mangiavamo dentro. Bravo. Immagina con questa aroma. Veramente buono. Io chiedo pure un 7. Sì. Buono. Perché ti aspetti? Un gusto. Cioè, non sono proprio formaggiose, tanto è smorzato l'aroma. Infatti ti aspetti. Ok, questo l'abbiamo detto. Buono, veramente buono. Mi piace, ok. Sempre mo dolce. Io proverei quelli. Anche io li proverei. Allora, raga, questi io non li ho mai provati. Sarebbero tipo dei popcorn al peanut. Quindi al bollo d'arachidi. Cracker Jack. Ma questo cagnolino è bello. Eccoli qua. Cioè, ma proprio... ok, vediamo. Lo sai che mi ricordano i popcorn di Halloween di Lidl al caramello? Sì, sicuramente il bollo d'arachidi. Proprio gli arachidi. Sapete? Sì. Salato e dolce. Abbiamo vinto qualcosa? Salato e dolce. Sì, però sta carta di che schifo. Che è una stronzata. Comunque sono buono. Però lo sai, mi aspettavo qualcosa. Non si sente molto pure dalla rabbia. Pure dalla rabbia non si sente molto. Però. Ho detto questo strano. Oh. Cioè alla fine ragazzi di mela, alla fine. Non so perché mi dà questa sensazione di frutto, qualche cosa di... forse c'è qualche sciroppo dei al suo interno. Non ti dà questa sensazione. Cioè alla fine sono buoni perché sì, sono popcorn, però alla fine non rispettano l'altro gusto. Cioè mela scritto. Alla fine. Comunque... 5, ah. Eh? Cioè non... sono più buoni sinceramente, sono il caramello... No, della Lidl. Lo sponsor? Un po'. Non li facciamo cadere. Allora, aspetta, hai scelto tu l'ultima volta? Sì, quindi devi scegliere tu, conserviamoci la bomba dolce alla fine. Scusa, non devo... no, ma devi fare salato. Sì, 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 giusto. Questa qual è? Non ho capito. Boh, dai, prendiamo questa. Queste non le ho mai provate. Honey cheese. Quindi al miele. Miele e formaggio. Hers. Della Hers. Della Hers. Miele e formaggio. Amore, ti ricordi quello dello scorso video assaggio della Snipers, la come si chiamava? Con le onion rings, no? Ah, andiamo a vedere quel video. Potatoes. C'è la cosa più bella. Che poi che c'entra? Arancioni con miele e con... no, no. Ah, aspetta, vabbè, cheese formaggio. Perché... si sente il retrogusto dolce di miele? Non sento niente. Si sente. E si sente anche il formaggio. Si sente, se non tu la mangi subito, ma tocca l'imparato. Un attimo la roba. È buonissimo. Buonissimo. Mi piace tanto. È buonissimo. Sono buone per la mazza. Buono. Però... sono anche un po' piccanti, ma
non è che si sente tanto il miele. No, però ha un retrogusto diverso. Cioè, io se dovessi provare questa patatina, non direi c'è il miele. Però sono buonissime. Però si sente la mia doccia all'inizio. Ma quando è? Ma proprio buone. Una vena dolcina, sì. Però allo stesso tempo c'è anche una vena un po' piccante. Si sente un po' di forte, di qualcosa di... Non so, lo sapete all'inizio io? Si sente anche un po' di paprika. È un misto. Non è solo miele e formaggio. È proprio un misto questo. No, però sono è buonissimo. Molto buono. Questo insieme alle patatine? 7. Sì, 7 e mezzo. Ci sono, sta buone. Sono buone veramente. Ok, io direi quella lì, da sotto. Questa? Sì, sì. Questa che abbiamo provato anche nello scorso video, che era solo spettacolare. Questa invece è marshmallow della Squares. Della Squares. Eccola qui. Questa è riso soffiato. Questa è soffiata. Mamma mia. L'altra volta quella ce la siamo proprio divorata. Era molto dura. Uguale. Super dolce. Mi ricorda un po' lo stesso odore dell'altra, eh. Questa sente di vaniglia. No, l'altra si sentiva più di vaniglia, questo si sente proprio di marshmallow. Di zucchero. Dolce. Eccola qua. Bella. Faccio direttamente metà perché l'altra già l'abbiamo divorata, quindi sicuramente anche questo aspetto è di vaniglia. Comunque guardate qua, cioè si vede proprio. C'è proprio il marshmallow fuso all'interno. Non fa niente. Infatti guarda, è tutto appiccicoso. Si sente proprio di zucchero. No, si sente proprio del marshmallow. Proviamo. Comunque sono troppo buone queste barrettine. Pure l'altra. Tra le due l'altra è la più buona. Esatto. Se, infatti sto dicendo, se dovessi scegliere tra l'altra più buona. Questa è più appiccicosa. Che marshmallow. Wow. Sono sfiziosa. Ci voleva sta cosa diversa. Comunque a noi quando facciamo i video snack subito finiscono. Dobbiamo prendere una valangata la prossima volta. Buono, però ovviamente provando anche l'altro che era torta di compleanno, andate a vedere perché era proprio bello, proprio esteticamente. Questo è molto più dolce. Sì, questo è proprio dolce, cioè marshmallow, punto. Però, buono. È proprio questa barrettina, sì, 7, sì, solo merito. Passiamo da uno particolare, uno dolce stucchevole a uno proprio sbembo per poi andare... Siamo un po' curiosa di vedere, lo sai? Pure io, secondo me... Perché? Anche se lo sai... Chi deve scegliere? Ho paura che poi, mangiando quello salato, ci roviniamo la bocca e non riusciamo ad assaporare. Invece okay, quindi proviamo sì, questo. Proviamo questo. Allora, raga, io appena l'ho visto ho detto no. Questo lo dobbiamo prendere assolutamente. Tutto questo deve finire nel carrello. Del dolce de leche. Dulce de leche. Dulce de leche. Blanco. Che praticamente è una tortina. Al cioccolato bianco e fuori per dividerla erano musica a capo tanto se sono quei familiari li partiamo su. Eccola qua. Senti qualcosa di spezzato, anche se non penso ci sia qualcosa di spezzato dentro. Sembra un riso, cioè un perché c'è cioè, ricoperta di cioccolato bianco e poi dentro. No, affonda, mangia. No, raga, non si può spostare. Non mi scotto. Oh, è mollo. Com'è? Mi fa un po' senso questa consistenza così. Però è sotto il pan di zenzero. No. Sai che mi sembra all'interno? No. Il biscotto fuori copre tutto, non senti niente. Mi sento solo l'interno.
L'interno della Nutella, sapete che sembra? No. Io, tu non senti l'interno, tu senti il biscotto. Io sento il biscotto. Io sento il biscotto, però non il bianco fuori. No, io non sento la crema dentro. No, la so, manco io la sento la crema. Vabbè, come diciamo sostituito. Mi è piaciuto proprio. Cioè. La crema sa di caramella. Il biscotto. Allora io non so il dulce di leche che sapore abbia. No. Però il biscotto è molto morbido. Cioè sembra tipo il pan di zenzero, quella consistenza. Però cosa che sembra? Fai conto? Cioè non si sentono bene i sapori perché il biscotto, no, che copre la crema. Che cos'è? Sembra tipo il plum cake, leggermente, immaginate il plum cake, però è un po' la consistenza all'interno, il sapore pure di quei dolci natalizi, tipo il nostro, l'interno del, come si chiama, del mustacciulo, è un misto di tutti questi sapori insieme, è un po' di la crema assaggiandola, se vuoi assaggiarla. Sembra tipo, cioè, la tipo pasta, muro. Sembra tipo proprio quello del mustacciulo, del vai, mangia. Alla fine è buono, ma non buonissimo, cioè. No, non mi è piaciuto. Cioè Virka come disegnava. Io mi sono fatta ingannare dalla confezione. Che tu non te lo aspetti, una cosa proprio golosa. Cioè il biscotto sotto è troppo. Copre tutto. Tipo il cioccolato bianco sopra non si sente proprio. No. Infatti è uno stato sottilissimo. Va bene. Va bene ragazzi, non è finito qua, c'è l'ultimo snack ovviamente. No, deluso. Voto 6,5. Tu? 6, ma proprio. Io penso che vinco 9 per il salato questo video. La bontà va nel salato stavolta. Sì, perché alla fine. L'unica cosa buona, dolce a me che mi ha detto Malt wow. Pisters. Sono stati questi due, sia le palline che quello al marshmallow. Sì. Okay. I Cheetos. Cheetos crunch. Crunchy. Gusto. Cioè raga. Cheese flavored snack. Formaggio. Eccolo qui, raga, abbiamo fatto una scorta. Quelle c'erano anche tipo tutte rosse. Però non c'erano. Mi deludono sti cheese. Che me ne fanno? Fonsis, la Fonsis. Consistenza è quella dei Fonsis, però si sente tipo c'è il darregua, no? È marchiato, cioè è marcato bene, ma io non sento solo il formaggio, però. Io penso che per fare questa cosa scura ci aggiungo all'interno un pochino di paprika, giusto un po', perché lo tiene quel retro gusto, però se va si sente molto il cioè tipo cheddar. Non sono formaggiose come le i Fonsis, però molto lieviche, non sono pesanti, non vuole, vero? Guardando quel retrogusto forte di buono, però veramente di queste patatine che abbiamo assaggiato, io sono rimasta super soddisfatta. Questo è un bel 8 sul mezzo, sì. 8, sì, sì. No, le patatine sono buone, però per me le più particolari in assoluto sono state quelle honey e cheese. Però anche poi il primo gusto che abbiamo assaggiato era una bomba. Quelle blu. Tipo pensa a fare questo formato qua. Questo formato qua però con il gusto delle prime. Secondo me è uno spettacolo proprio. Vero. Mi dispiace, anche questo video è finito. Marona, bello bello bello. Noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. E quindi niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!